Ciao a tutti ragazzi, io sono Simon Girolosso e questa giornata andrò a parlare di una notizia di mercato importantissima perché Strootman sembra che potrebbe andare addirittura alla Juventus. La Juventus è disposta a pagare la clausola rescissoria, ma visto che prima ho detto una cavolata, Strootman non andrà mai alla Juventus. La Juventus potrà offrire anche 45 milioni i soldi della clausola rescissoria, ma Strootman al 99,99% non andrà mai a una diretta concorrente come la Juve, dopo che non so chi se lo ricorda, nella stagione 2014-15 e Strootman in una Juve-Roma 3-2, quella là, ci fu un po' di errori arbitrali, fece addirittura il gesto dell'ombrello ai tifosi juventini, come sputò l'anno prima sotto la curva del Napoli. Sono gesti che fanno un po' pensare che Strootman non se ne andrà da Roma per una diretta concorrente. Magari potrei capire se se ne va al Manchester United che ti fanno un contratto mastodontico, anche se ci sarei rimasto malissimo, perché comunque è un giocatore che mi sta molto simpatico. Io dopo De Rossi e Florenzi lo promuoverei capitano, più di Nainggolan, anche Nainggolan è più forte. Ma alla Juve non accetterà mai, e ripeto mai, quindi tutto quello che sentite è una cavolata. Poi può darsi che domani va Strootman ufficiale alla Juve, ma ora mettiamo il sondaggio. Chi vota che Strootman va alla Juve, me lo scriva nei commenti il motivo, se no non voterei Strootman alla Juve. Detto questo, questo è un video brevissimo solo per smentire un po' queste notizie, che sono tutte false, ma completamente false, e vi informo anche che domani non usciranno video perché è il mio compleanno e mi prendo, diciamo, un giorno di ferie, per chiamarlo così. Ciao a tutti.